tuttavia aiutato a formalizzare. In effetti possiamo dire che il ciclo dell'anno liturgico è proprio modellato sulla vita terrena di Cristo, dalla sera della sua nascita fino alla morte in croce e alla risurrezione. Qualcuno lo ha definito molto efficacemente come il calendario di Dio. Di che si tratta? Intanto dobbiamo dire che purtroppo fra i nostri fedeli non c'è una chiara consapevolezza della ricchezza dell'anno liturgico, della sua forza educativa, della fonte straordinaria di spiritualità che propone, perché noi siamo messi un po' in una condizione profana del tempo per cui facciamo fatica a vivere il tempo sacro nella sua reale dimensione. E invece dobbiamo recuperare il concetto del tempo divino, non è soltanto un tempo simbolico, ma un tempo reale, perché ripropone sul piano, diciamo così, visibile, un'esperienza spirituale visibile. Dunque, per quanto riguarda l'anno liturgico, vorrei dire che intanto l'anno liturgico nel suo insieme, che incomincia, come sappiamo, con la prima domenica di Avvento, è un anno nel quale noi ci vediamo i misteri di Cristo e viviamo i misteri stessi di Cristo attraverso la celebrazione dei grandi appuntamenti della sua vita qui su questa terra. In particolare sappiamo che i centri di momenti basilari sono proprio il Natale, la Pasqua, la Pentecoste, e poi all'interno di queste grandi tappe i vari momenti della vita di Cristo e anche, diciamo così, grandi momenti della vita della Chiesa, soprattutto attraverso le feste della Vergine Maria e quelle degli angeli e dei santi. L'anno liturgico riflette la storia della salvezza nella quale siamo inseriti, che continua. Vorrei anche ricordare, Saverio, un altro aspetto dell'anno liturgico che è fondamentale, cioè nell'anno liturgico c'è la settimana che anch'essa è stata molto secolarizzata, ma che in realtà è un evento di grazia, perché la settimana rappresenta un po' la storia umana, cioè che in quei sei giorni sono i sei giorni della storia nel tempo e il settimo è l'inserimento della storia nella vita eterna, cioè la settimana indica un po' il tempo, indica un po' la traiettoria del mondo che percorre il suo cammino nel tempo per sfociare nella gloria di Cristo risorto, che è la domenica. E nel medesimo tempo la settimana indica anche la parabola della nostra vita, di noi cristiani, che ovviamente è una parabola della vita che si consuma nel tempo, nei sei giorni della creazione, ma che la nostra vita non è uno sbocco nel buio, nel nulla, non diventiamo una manciata di polvere, ma sbocca anch'essa nella gloria della risurrezione. Quindi dovremmo un po' di più inserire, diciamo così, la nostra vita e il tempo della storia nell'anno liturgico. Perché? Perché questo ci aiuta a capire che la storia è storia della salvezza, che il mondo è stato salvato, che Cristo è con noi fino alla fine dei tempi e che il cammino umano e la storia dell'umanità e il nostro personale è un cammino verso l'eternità. Vogliamo però ripercorrere brevemente le tappe di quest'anno di oggi, spiegando anche i chiavi di ciascun tempo che va a vedere, dall'Avvento al Natale, alla Pasqua e così via, fino alla Pentecoste, proprio i punti essenziali dell'anno liturgico. Dunque, intanto, come abbiamo già appena accennato, come tu hai giustamente accennato, è proprio l'Avvento, l'inizio dell'anno liturgico, è un tempo di preparazione al Natale, ci ricorda la nascita di Cristo, ci ricorda che Cristo rinasce ogni anno nel nostro cuore e ci ricorda anche la venuta di Cristo, il suo ultimo avvento al termine della storia. Comunque noi, nonostante la secolarizzazione, la Chiesa vive l'Avvento come tempo di preparazione a Natale, e noi in questo tempo dobbiamo maturare la percezione che la nascita di Cristo rappresenta ogni anno una grazia nuova e una grazia particolare. Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticare che i misteri che celebriamo non sono mai una rieducazione storica, ma attualizzano nel presente quello che celebriamo. Per cui la Santa Messa non è un ricordo della
passione, morte e risurrezione di Cristo, ma è la riattualizzazione della morte e risurrezione di Cristo. Così il Natale. Il Natale non è soltanto il ricordo della nascita di Cristo, ma è la sua riattualizzazione, la nascita di Cristo nella cura del nostro cuore. Tutto questo, cari amici, è molto importante, perché viviamo in un tempo in cui questo, sia l'anno liturgico, sia le sue simboli, queste sono state secolarizzate, per cui c'è una buona parte della popolazione, anche nei paesi di antica cristianità, per cui festeggiano il Natale, ma poi non sanno né chi, il Natale di chi, né chi è festeggiato. Cioè, si festeggia una festa di cui non si conosce festeggiato, tocca a noi cristiani invece richiamare il significato religioso di queste feste. Certamente il Natale è la festa più popolare, la più sentita, anche nonostante i tempi della secolarizzazione, però non c'è dubbio che invece il cuore dell'anno liturgico sia la Pasqua, che segna l'evento straordinario della nostra salvezza, il mistero pasquale, il mistero della morte di Cristo, che è una morte che nella quale ha espiato i peccati, è l'agnello che è sacrificato per la salvezza del mondo, ci ha dato il perdono del Padre e nel medesimo tempo ha risolto la vita nuova, la vita che ci attende. E quindi la Pasqua è anche il momento in cui la Chiesa indica l'obbligo della confessione. Perché? Proprio nel tempo pasquale, perché anche noi come Cristo dobbiamo morire, ma morire al peccato, e anche noi come Cristo dobbiamo risorgere a vita nuova. E quindi diciamo così, queste due feste sono un po' il cuore dell'anno liturgico, ma vorrei sottolineare le grandi feste cristologiche e diciamo così, prima di tutto il dono dello Spirito Santo che Cristo ci ha fatto nella Pentecoste, che rappresenta anche la nascita della Chiesa, e poi le grandi feste del Signore con cui è considerato l'anno liturgico, feste del Signore ma anche feste della Madonna nel medesimo tempo. Pensiamo per esempio il 25 marzo, l'Annunciazione, l'Incarnazione, dove è iniziata la salvezza del mondo, l'evento fondamentale che cambia la storia, Dio si è fatto uomo, le grandi feste che noi celebriamo come quella del Corpus Domini, cioè del dono grandioso, straordinario dell'Eucaristia, poi anche le grandi feste devozionali come quella del Sacro Cuore di Gesù e le feste mariane, che sono, come abbiamo già appena accennato, anche feste cristologiche, come l'Immacolata, perché la Madonna Immacolata, perché doveva essere la Madre di Dio, la festa della Madre di Dio il 1 gennaio, la festa di cui abbiamo appena accennato della Annunciazione. Insomma, questo anno liturgico si distribuisce la pienezza della grazia che Cristo ci ha ottenuto, ci ricorda soprattutto che è attraverso i sacramenti della Chiesa, è attraverso la Chiesa che la grazia di Cristo ci viene comunicata. Nel corso dell'anno ci sono dei momenti particolari, specialmente durante la Settimana Santa, in cui la Chiesa ci invita a dei gesti anche concreti. Uno di questi eventi sono le forme penitenziali, con l'astensione della carne di Quaresima, il digiuno in giorno, il mercoledì delle ceneri, il venerdì di Passione. Questi momenti, che avevano un senso particolare nel passato, sembrano anch'essi, come un po' la confessione, dimenticati nel presente. Ma a tuo parere hanno ancora un significato nella tua situazione sociale, o rappresentano soltanto il richiamo a una tradizione datata? Ma diciamo che c'è stata sicuramente un allentamento di una pratica che ha radici profonde nella Bibbia, che è quella del digiuno, su cui bisogna fare un discorso molto più ampio, perché il digiuno, non bisogna dimenticare, è praticato nella Sacra Scrittura dell'Antico Testamento, è richiesto da Dio, è una forma penitenziale fondamentale. Cioè il digiuno ci ricorda l'atteggiamento penitenziale che dobbiamo avere e
dobbiamo capire sempre che il digiuno, che è praticato nella Sacra Scrittura, predire il digiuno per ottenere la perdono dei peccati, è sempre finalizzato a quella scelta, che è una scelta irrinunciabile per salvarsi, che è il digiuno dal peccato, la rinuncia al peccato. Cioè il digiuno è sempre una pratica di carattere pedagogico che ci deve portare alla rinuncia al peccato. Questo digiuno era praticato nei giorni di martedì, giovedì, dagli ebrei. Gesù sembrava quasi che avesse un pochino sottovalutato la pratica del digiuno, tanto è vero che accusa i suoi discepoli di non praticarlo, e Gesù dice: finché lo sposo è presente, gli invitati al banchetto gioiscono, quando lo sposo sarà più presente, digiuneranno. E infatti la Chiesa primitiva ha subito ripreso la pratica del digiuno, solo che invece di farlo il martedì e il giovedì, lo praticava il mercoledì e il venerdì. Questa pratica era legata alle prime comunità cristiane, che si distinguono con le ebraiche proprio per questo. Gli ebrei digiunavano il martedì e il giovedì, i cristiani dal mercoledì al venerdì. Questa pratica poi è rimasta viva nei monasteri, soprattutto nel tempo di Quaresima e nel tempo di Avvento. Poi è andato un po' scemando, rimanendo però per secoli il digiuno eucaristico, che è sicuramente un digiuno che ha impegnato molto i nostri fratelli nella fede prima della riforma conciliare, insomma, anzi molto prima della riforma conciliare. Il digiuno eucaristico è stato abolito, mi ricordo io che ero piccolino, che praticavo il digiuno eucaristico dalla mezzanotte, e non era una cosa da poco. Perché la Chiesa l'ha tolto? La Chiesa l'ha tolto per favorire la partecipazione alla Santa Comunione, però nel medesimo tempo ha anche molto allentato il digiuno del venerdì. Successivamente la Chiesa ha cercato di riprendere questa pratica del digiuno, ma vorrei dire che l'impulso più decisivo è venuto sicuramente da questa rivelazione privata, che è ancora tutto da approvare da parte della Chiesa, ma che comunque è molto